Ci racconta che cosa è successo mercoledì scorso, mercoledì sera. È che dopo una discussione con il papà a causa dei brutti voti, queste cose così, mi hanno preso il telefono, solo questo. L'aveva sequestrato il telefono? Sì. Dopo cosa è successo? Ho parlato con il suo ragazzo, si è andato a dormire e quando sono andata il giorno dopo a svegliarlo non c'era più. Ed è a quello il suo letto? A quello il suo letto, sì. L'ha trovato, insomma, aveva simulato di essere dentro al letto sì. Con i cuscini? Sì. E poi è uscita di qua? È uscita di quella finestra, sì. Senta signora, vuole fare un appello? Iubita, torni a casa. Siamo tutti preoccupati. Ti vogliamo un mondo di bene. Torna, le cose si sistemeranno. Anche Mihai ci chiede tutti i giorni di te. Facciamo un appello a quelli che offrono alloggio a nostra figlia. Magari ha raccontato qualche piccola bugia. Diteli di contattarci, così le cose si sistemeranno. Signora, lei conosce sua figlia. E secondo lei questa reazione potrebbe essere dovuta solo al fatto che ha avuto un rimprovero col telefono sequestrato e potrebbe tornare presto? Speriamo ogni giorno che torni. Questo è l'appello disperato di una mamma. Prima di tornare in diretta da Marco Pircaluga, naturalmente anche l'invito a chiunque abbia visto Valentina di contattare le forze dell'ordine, oltre che i nostri indirizzi. Abbiamo provato a ricostruire il profilo di questa giovane, come tante, alla sua età. Chiaramente i voti a scuola spesso non coincidono con le aspettative dei genitori, si hanno i primi amori. Chiaramente l'adolescenza è un momento complesso dell'esistenza. Vediamo con Lucilla Masucci che cosa ci ha raccontato la mamma, questa mamma disperata con la quale Lucilla è in contatto da giorni. Guardate. Poco, vi possiamo raccontare poco di questa ragazza così bella. Poco, perché questa ragazza è ancora una bambina. Ha 17 anni Valentina, secondo anno di liceo linguistico, ma no, ancora non lo sa quello che vuol fare da grande. È presto, è ancora il tempo delle amiche, delle chat sul cellulare, è ancora quel tempo in cui non sai più se raccontare tutto a mamma e papà oppure no. A luglio Valentina si innamora. No, lui non lo ha mai incontrato. Vive in Romania lui, è più grande lui e lei ci passa ore a chattare al telefono, ore a fantasticare, troppe ore. Arrivano i primi voti brutti a scuola, è un classico dei genitori. Via il cellulare, te lo ridiamo appena ti rimetti a studiare. E non c'è tempo di restituirglielo quel cellulare, non c'è tempo di migliorare i voti a scuola. Valentina sparisce, con pochi vestiti e molti sogni. Con chi è Valentina? Con quali soldi si sposta? Come mangia? Possiamo raccontare poco di lei, perché Valentina ha solo 17 anni. Tutte domande che si pongono ai genitori: con chi è Valentina, come fa ad andare avanti, chi le sta dando aiuto e sostegno anche economico, perché una ragazzina che è sparita da 5 giorni non aveva neanche tanti soldi in tasca. Marco Pircaluga, che cosa teme la famiglia in queste ore? La famiglia teme che possa essere in compagnia di persone che non sanno neppure che sia minorenne, ma ovviamente i timori più grandi sono proprio per le tante domande che avete fatto anche voi. Come sta mangiando? Dove sta dormendo? È uscita di casa senza il telefono, perché il telefono l'aveva sequestrato il padre? È uscita di casa senza soldi e anche senza documenti, perché la carta d'identità è ancora a casa della madre di Valentina? È uscita anche senza troppi vestiti, a quanto ci ha raccontato la signora, perché non ha preso una valigia, non ha preso una borsa, nulla. Non sembra mancare nulla, nessun vestito. Dunque è uscita dalla finestra così come era vestita e così da 5 giorni sta vagando chissà dove, anche se gli inquirenti, i carabinieri nella fattispecie sono convinti che si trovi ancora nei paraggi. Questo perché? Perché è stata avvistata è da stata qualcuno avvistata. 2 giorni dopo vicino a un bar, qualcuno che l'ha riconosciuta, e questo fa pensare che possa essere ancora nei paraggi. Del resto c'è un dettaglio che possiamo aggiungere, Alberto: la ragazza aveva già compiuto qualcosa di simile ad agosto, sempre per un rimprovero, era sparita per un giorno per poi ripresentarsi a casa. Ricordiamo che siamo nella zona di Milano, dunque